Podcast e ben ritrovati e buona settimana a tutti. Insomma, partiamo con una bella gara, quella che abbiamo visto tutti settimana scorsa, domenica, con questa Parigi-Roubaix, dove c'è un velodromo che a me evoca delle emozioni incredibili, e purtroppo abbiamo assistito, si può dire, quasi ad una morte in diretta. Allora io vorrei fare un piccolo cappello prima di passare la voce ai nostri ospiti e anche a Ilenia Lazzaro. Attenzione, stiamo facendo e commettiamo un grosso errore. Curiosando tra i social, ho sempre vedo e constato ogni volta delle stupidaggini che non vanno bene, e allora ognuno di voi può avere un giudizio personale che possa essere anche più o meno verosimile, però l'oggettività è molto importante. Stiamo commettendo l'errore di spaventare tanti tanti ragazzini e tante persone che fanno uno sport per diletto, che camminano, che gli piace andare tra i boschi, che gli piace anche andare in bicicletta con una certa, diciamo così, leggerezza, e spaventandoli si rischia veramente molto, si rischia che poi apriamo veramente uno scenario tremendo, dove l'obesità la fa da padrone, dove chiaramente la pigrizia, la sedentarietà porta ad avere tantissimi infarti e quindi sul conteggio delle nostre morti. Quindi stiamo molto attenti a cosa diciamo e quali sono veramente le nostre posizioni. Dovremmo essere un attimino più, diciamo così, curiosi, perché sento anche tante giornaliste e giornalisti che si sprecano in cose odiose. Non va bene, perché le morti vanno rispettate in silenzio, e lo abbiamo detto anche la settimana scorsa, ma soprattutto i giudizi stupidi, beceri, quelli da bar, non vanno bene, specie se si pubblicano su delle fonti come i social, che diventano veramente quasi come una ansa, no? Come quelle notizie veritiere. Tenetevi i vostri giudizi per voi e informatevi su quello che succede veramente a queste persone. Sono delle disgrazie che a volte sono incomprensibili, è vero. Possiamo fare qualcosa? Sicuramente sì, però non mettiamo lo spauracchio che lo sport fa male, perché se vai fuori giri muori di infarto. Non è vero nulla. Informatevi, perché ci sono stati degli studi anche all'Università di Padova. Andate su internet invece di seguire le cazzate per informarvi su qualcosa di più interessante. Con questo chiudo, Ilenia. Grazie per essere con buonasera noi. Buonasera a tutti. Hai detto tutto? Ho detto tutto. Sì, sì, sì. Allora si diceva drop the mic, cap the guts. Dobbiamo sempre dire no, sono molto dispiaciuto, perché come è successo settimana scorsa, le morti ci sono nelle strade, ci sono tra i pompieri, i poveri. Mi dispiace vedere tanti giornalisti che esaltano la gesta sportiva come quella di Sagan, che è stupenda, facendo vedere le mani di Sagan che si spellano, poverino. È uno che guadagna qualche milione di euro, io, poverino, è quello delle acciaierie che non si spella più le mani perché oramai ha fatto i calli, voglio dire, e becca 1.000-1.200 euro al mese. Quindi cerchiamo di essere un po' più moderati, cosa dici? Secondo me l'umiltà e la modestia, allora è giusto sicuramente dire ha fatto una grandissima azione, però i calli vengono anche all'ultimo, quello che ha preso mezz'ora, vengono anche agli under 23 che hanno corso, cioè, quindi alla fine stiamo comunque parlando di sport. Secondo me un giornalista dovrebbe raccontare quello che vede è e un lasciare, po' di curiosità anche. Sì, lasciare magari i giudizi personali. Non scriverli o non dirli, perché comunque racconta quello che vede e basta. Esatto, oggettivi, essere oggettivi. Oggettivi, esattamente. Sono contento che mi hai portato Katarzyna Sosna, questa bella ragazza. Tanto grazie per essere con noi. So che tu parli benissimo l'italiano, vero? Sì, buonasera a tutti. Sì, parlo bene italiano. Non benissimo, perché ogni tanto sbaglio anch'io. Cioè, non sono italiana, è normale. Sapessi quanti italiani che sbagliano aggettivi e congiuntivi, li abbiamo anche in Parlamento, sai, pure, li abbiamo pure votati. Mamma mia. No, no, lo parli benissimo. Tu sei la testimonia del Tillement, che da qui a due settimane questo campionato straordinario, insomma, andrà in onda. Sì, sì, mi hanno scelto come madrina di campionato europeo, perché nel 2016 l'ho vinta e hanno avuto piacere invitarmi a presentazione del campionato europeo. Sono molto grata, è veramente stato un piacere. Beh, io ti faccio i complimenti. Poi Sandro Lazzarin, team manager della Torpado su Tirol. Insomma, tu ti occupi di biciclette pure. Mi occupo di biciclette, vendo biciclette, seguo Katarzyna e il resto del team alle corse, quindi una vita fatta solo di biciclette. Tu pensi alle biciclette quanto fascino hanno? Io ho sentito che la bicicletta di Sagan aveva questa
nuova, questo nuovo accorgimento tecnico della McLaren, della Formula 1, cioè voglio dire, c'è tanto da fare con le biciclette, c'è un mondo da immergersi tecnicamente. Ma sicuramente la ricerca a livello strutturale, a livello aerodinamico non si sta fermando, le biciclette continuano ad essere il mezzo di locomozione più antico, però il più studiato, perché il binomio uomo-bici, non uomo-macchina ma uomo-bici, è quello che ci porta alla libertà, il poter andare in giro per il mondo e diciamo la categoria professionistica è la massima espressione, come la Formula 1, quindi è lì che vengono esaltate e studiate tutte le nuove. Beh, hai detto una cosa fantastica, secondo me, il fatto che questa esaltazione poi porta a pioggia a tante persone, non a credersi Sagan, ma però far qualcosa che faccia bene alla sua salute, no? Assolutamente sì. Ecco. La bicicletta ti fa star bene e andare in bicicletta, io purtroppo non ho più tempo per andarci, però ti dà... Innanzitutto non è traumatica per nulla, perché la bicicletta è un movimento aerobico, dolce, certo. Dopo logico estremizzato, come diceva lei prima, i calli di Sagan, certo. Le spellature, eccetera. Loro lo fanno a livello professionistico, però a livello normale la bicicletta è libertà. Sì, libertà, questa libertà che dobbiamo conquistarci giorno dopo giorno. Andrea Munaretto, grazie, organizzatore del Soldamare. Faremo vedere qualche immagine, facciamo anche vedere... sai che sono contento che sei qua, perché anche pochi giorni fa, adesso queste formule hanno 8, 10, 20 mila persone che partecipano, chi in corsa e chi anche a piedi. Ecco, mi piace che questa puntata tu ci sia per raccontare anche che su 8 mila persone, 10 mila persone, ma io credo che un terzo vada a piedi, non abbia bisogno del cronometro, ma passeggi, e questo è già qualcosa di importante per rimettere a posto il discorso di prima. Pratichiamo sport, almeno camminiamo, io per primo. Beh, sicuramente basta solo che quello che si fa per passione, per puro divertimento. Però fa bene la famiglia camminare tutti insieme, voglio dire, 8.000 persone, uno va anche con la famiglia, fa due passi, Ilenia. Sì, beh, adesso ormai tutti gli eventi più grossi, sia maratone, mezze maratone, stanno cominciando anche il trail, hanno questa formula family run, dal chilometro ai 2, c'è quello che va forte, che è una classifica. Eccetera, però c'è anche il modo di aggregare, che è esatto. Quello che un po' mancava negli ultimi anni e che manca mi è piaciuto, anche, ad esempio, sì. E lo diciamo sempre, una cosa che la mountain bike ha copiato dal mondo corsa è sicuramente il fatto di creare gli eventi per i bambini. Faccio un esempio, la stessa Tiliment avrà il giorno prima la non competitiva, che è la pedalata, certo. Ecologica per tutti, certo. Ha la gara agonistica per gli esordienti e gli allievi, altre gare che faremo vedere più avanti, tipo la Stella Ronda Hero, ha addirittura le gare per i bambini che hanno 2 anni, 3 anni, cioè 300, certo. Metri, perché vanno a creare, diciamo, un weekend non solo per l'agonista che va a correre, ma certo. Magari anche per la famiglia che gli sta dietro. Ed è quello che un po' manca, l'abbiamo detto, nelle gare su strada che è un altro capitolo, lo capiranno. Esatto. Scusami, proprio per chiudere con Andrea, quante famiglie avete avuto al Soldamare? Famiglia, voglio dire, componenti, mamma, papà, biologico, se potesse, perché adesso non si capisce più niente, padre, madre, figli. Normali, cioè quelli normali, come una volta. Tanti, tanti, perché tanti venivano sia con la famiglia, perché o l'uomo o la donna correva. Tanti però sono venuti anche per vedere, per darti una mano, ci sono fermati. Insomma, c'è la Soldamare, sì, anche un trail, però anche una festa. È quello che deve essere, anche perché in questo momento, carina, prima di mandare il primo servizio della Gran Fondo Città di Porto Sant'Empidio, abbiamo delle crisi esistenziali, c'è l'uomo elfo, non so se tu hai visto quello che si è fatto, tutte quelle operazioni, è diventato, no. Come un elfo con le orecchie. Non ho tempo, Gesi, per guardare le robe. Sì, però ognuno di noi adesso cominciamo a vedere che il diverso è quasi diventato come una forma dobbiamo assisterli, no? Il diverso, va bene che faccia il diverso e noi siamo contenti che esiste anche il diverso, però vorremmo che comunque le cose tornassero un po', come non dico nell'antichità, ma dove le famiglie, lo sport, la condivisione, insomma, faccia parte del nostro lessico e della nostra vita naturale. Poi voglio chiedere come si vive in Russia o nell'est alla Katazina, ma prima mandiamo la Gran Fondo, cosa dici?
Assolutamente sì, queste chicche di Christian Bomma, guardatevela. Torna il ciclismo nelle Marche e lo fa in grande stile con la sesta edizione della Gran Fondo Città di Porto Sant'Elpidio, organizzata in sinergia con il comitato Il Grande Ciclismo a Porto Sant'Elpidio e l'amministrazione comunale elpidiense. Dopo aver ospitato tanti gloriosi arrivi della Tirreno Adriatico e del Giro d'Italia e dopo aver ospitato il meeting dei giovanissimi, stavolta sono di scena le categorie master per due giorni di grande divertimento all'insegna delle due ruote. Vincenzo, quest'anno è riuscito a far esplodere questa Gran Fondo, finalmente diciamo, c'è stato il boom dei partenti che tanto si attendeva e sono arrivati da tutte le regioni d'Italia, quindi si è cominciato a capire che questa è una Gran Fondo di valore e adesso toccheranno i corridori farla ancora diventare più grande e divertirci nello stesso tempo. Fuga a caratterizzare la Gran Fondo Internazionale Città di Porto Sant'Elpidio. In fuga per oltre 60 km sono i compagni di squadra Vincenzo Pisani e Gaetano Del Prete del team Falasca Zama Greco. I due viaggiano con un vantaggio sempre superiore ai 3 minuti nei confronti di un drappello di più immediati inseguitori e si presentano da soli sul viale del lungomare di Porto Sant'Elpidio. Ed è uno splendido arrivo in parata dunque per Vincenzo Pisani e Gaetano Del Prete, con quest'ultimo che taglia il traguardo per primo di fronte al pubblico delle grandi occasioni. A completare la festa del team Falasca Greco ci pensa il compagno di squadra Roberto Cesaro, che regola la volata dei più immediati inseguitori. Tra le donne a vincere ancora una volta è Barbara Lancioni davanti a Sabrina De Marco. Il primo, il secondo e il terzo classificato sono venuti qui a Porto Sant'Elpidio in vacanza. Questo per voi è una cosa importantissima. Questa è la grande vittoria di questa manifestazione. Noi, quando con Vincenzo è arrivata l'idea di farlo a Pasquetta, abbiamo esattamente pensato questo. Doveva essere, prima di tutto, una manifestazione di tipo ricettivo, una manifestazione che permetteva alle persone di scoprire la nostra città, di venire qui innanzitutto in vacanza con le famiglie e poi dopo a vivere una giornata di sport. Abbiamo raggiunto pienamente questo obiettivo, il podio, non soltanto un bel podio azzurro, un bel podio partenopeo, ma soprattutto un podio che ha parlato
bene della nostra città e che ha detto che passerà le prossime ore, che ha passato le ore prima di questa gara qui a Porto Sant'Elpidio, divertendosi, mangiando e in compagnia della famiglia. Questo è l'obiettivo di queste manifestazioni, questo è il motivo per cui mettiamo a disposizione il nostro lungomare, le nostre infrastrutture, le nostre migliori eccellenze dal punto di vista della sicurezza e del volontariato. Vogliamo sempre di più crescere come città e farci conoscere in giro per l'Italia. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Tra poco mandiamo anche la Gran Fondo Bettini. Bettini che si è messo a fare Gran Fondo, sono contento. Beh, tanti anni che c'è. Tanti anni, sì. Tanti bambini. Sì. Poi vedremo anche la V-Cup e la Veneto Cup. Pensa che quando è partita questa gara c'erano 15 bambini iscritti, 15 esordienti, tra esordienti e allievi. Adesso c'erano 508 iscrizioni, una marea di bambini. Assolutamente sì, considerando le concomitanze che c'erano, tra l'altro, perché c'era weekend a Manerba, c'erano tanti che sono andati a correre in Croazia e quindi hanno fatto dei numeri molto interessanti. Ma cos'è questo miracolo? A parte che il mountain bike deve adesso cominciare a pensare, sì, grande successo, non perdiamo colpi. Cioè, voglio dire, negli arrivi un po' di, come succede un po' con la Cape Epic, no? Musica, c'è anche molta... Infatti le gare grosse c'hanno già quel format lì. Adesso pian pianino si devono un po' organizzare anche le gare un po' più piccole, ma penso, e Catazzina forse può dirlo meglio di me, perché lei è passata da strada al mountain bike, che il mountain bike adesso ha appeal perché è più sicuro. Certo. Quindi molte squadre, molti genitori portano i bambini in mountain bike perché certo. Almeno è meglio che siano nei boschi, negli argini, piuttosto che siano su strada. Mandiamo la Gran Fondo Bettini, poi dopo di seguito la Gran Fondo Val di Merse, questa sì, qua è di... prima tappa di Lima. Di Lima, è molto bella questa clip, dura sì. Poco, ma io avrei voluto che durasse di più perché è veramente, veramente belle zone. Bella. E poi di nuovo in studio. Meteo ideale, paesaggi stupendi e primato di iscritti. La Green Fondo Paolo Bettini, la geotermia mirabilmente organizzata dal Velo Club Etruria, è stata un formidabile successo di pubblico e critica. Si parte il sabato con una divertente gincana che ha coinvolto un grande numero di bambini. Tutor di eccezione, la campionessa italiana di ciclismo su strada Silvia Parietti e il due volte campione del mondo e campione olimpico di specialità Paolo Bettini. Quest'anno per la 21esima edizione della Green Fondo Paolo Bettini della geotermia siamo voluti partire in anticipo con chi merita, con i ragazzini, con i bambini, con il futuro del nostro sport si spera, ma soprattutto per farli divertire, ci siamo divertiti anche noi grandi, figuriamoci loro che sono più piccoli, li abbiamo fatti divertire tra i birilli, prove di abilità in una piccola gincana, una caccia al tesoro e adesso mi hanno chiesto ma adesso cosa facciamo? Adesso intanto caramelle, perché hanno trovato il tesoro, perché alla caccia al tesoro hanno trovato anche le caramelle.
un po' di riposo e poi andiamo alle premiazioni, perché alla fine oggi chi ha vinto? Hanno vinto tutti, perché sono stati veramente fantastici, grazie. La domenica è il momento della Green Fondo, con 1300 concorrenti iscritti al via per una Pomarance gremita come non mai di ciclisti e appassionati delle due ruote. In griglia, accanto al grillo, tanti campioni di ieri e di oggi, come l'amico di tante avventure Luca Paolini, il professionista Matteo Pelucchi, compagno di squadra del campione del mondo Peter Sagan nel team Bora Hansgrohe, appena tornato in Italia dalle strade del nord. Con loro tantissimi appassionati provenienti da tutta la Toscana, da molte regioni d'Italia e anche dall'estero, con atleti di Belgio, Russia, Lituania, Gran Bretagna, Svizzera, Canada, per una Green Fondo sempre più internazionale. Che finale per quanto riguarda il medio nella Green Fondo Paolo Bettini, la geotermia. Ad allungare sulla rampa che porta a Pomarance, Giacomo Sansoni dell'ASD Sansoni Team. Sansoni taglia al traguardo a braccia alzate in seconda posizione dopo 14 secondi, si piazza Stefano Nicoletti. Terzo, Carlo Muraro dello Stemax Team. Occorrerà aspettare oltre 3 minuti per Antonio Valletta, quarto classificato, davanti a Giancarlo Bertellotti, Simone Geri, Rodolfo Liccioni, Cristian Ballestra. È Claudia Bertoncini, la dominatrice della Green Fondo Paolo Bettini la geotermia. La portacolori del Velo Club Maggi taglia il traguardo in 2 ore e 32 minuti davanti a Sara Gallanti e Irene Zirone. È una volata a due a decidere la 21esima edizione della Green Fondo Paolo Bettini la geotermia. A sprintare sul traguardo di Pomarance sono Diego Frignani dello Stemax Team e Giampaolo Busbani della Ciclicoppar. Ed è proprio il portacolori dello Stemax Team a trionfare per una manciata di centimetri, secondo Giampaolo Busbani, terzo Federico Pozzetto. Quarta posizione per Vladimiro D'Ascenzo, quinto Federico Scotti, sesto Fabio Cini. È Simona Parente del team Isolmant a trionfare in maglia iridata alla Green Fondo Paolo Bettini la geotermia. La campionessa del mondo chiude la prova in 4 ore, 2 primi e 56 secondi davanti a Cristina Coletti del team Horse Category e Sonia Passuti dello Stemax Team. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. La Marathon Val di Merse da Rosia in provincia di Siena ha aperto il circuito IMAS Capin. 71 km e quasi 2000 metri di dislivello, interamente disegnati nella splendida Val di Merse. Tanti campioni delle ruote grasse al via in una giornata finalmente calda e soleggiata.
gruppo dei migliori resta compatto fino al bellissimo borgo di Montichano. Nella salita successiva allunga il russo Alexei Medvedev, che riesce ad avvantaggiarsi di oltre 30 secondi sulla coppia Francesco Failli e Cristiano Salerno. Medvedev continua la sua fuga solitaria fino al traguardo di Rosia, dove va a vincere la Marathon Val di Merse con il tempo di 2 ore 46 minuti e 27 secondi. Seconda posizione per il compagno di squadra della Ciclitadei, Francesco Failli. Terzo posto per Cristiano Salerno, che regola allo sprint Johnny Cattaneo. Per la gara femminile è Annabella Stropparo del Scapin Tech Series a vincere davanti ad Elena Gattoni. Terza posizione per Valentina Ribechini. Ben rientrati in studio, amici di Screcce. Parlando così, quando vanno in onda i servizi, vengono in mente, adesso tra qualche settimana metteremo un bel documento della Capo Liveri, perché a me piace tantissimo, ha fatto un film e faccio i complimenti. Ed è proprio questo, no, che è il passaggio. Tra il mountain bike e la strada c'è questo divario enorme, non so, di gioia, di voglia di partecipare, di voglia di stare insieme, dove gli atleti sono attaccati anche agli appassionati. Questo credo che sia forse la ricetta vincente, e questi numeri lo stanno dimostrando, Catazzina. Sì, dico veramente che quando ero su strada è molto, cioè rispetto a mountain bike è molto noiosa cosa, perché cioè in mountain bike ti diverti, ritrovi, cioè anche sul percorso trovi anche dei amici che ti tifano. Su strada sei lì, sei tra gruppo, magari non ti parli neanche perché sei sempre a tuta e è molto, cioè vedi solo strada. Invece mountain bike sono paesaggi, come dicete, di Capoliveri. Cioè io sono stata anche a allenarsi lì, cioè arrivi magari dopo 6 ore e non ti neanche accorgi che hai fatto 6 ore, perché ci sono questi paesaggi bellissimi, e cioè ti ripaga tutto. Sono d'accordo con te. E anche lo sponsor sta strizzando di più l'occhio in questo mondo, o sbaglio? Ma sicuramente il mondo della mountain bike, soprattutto quello marathon, gli sponsor si stanno avvicinando molto, perché è l'unica categoria, ma di tutte le categorie ciclistiche, dove il professionista, diciamo come Catazzina, è allo stesso punto, allo stesso punto di contatto con gli amatori. Partono praticamente insieme, logico, gli elite partono davanti. Certo. Però sei lì, sono tutti insieme, non c'è questo divario. Già nel cross country si sente molto di più il divario. È un momento per essere importanti, perché c'hai a che fare un po' come la maratona di New York, è vero? Cioè puoi partecipare con il campione e tu sei forse quello che fa la solda male, con tutto il rispetto, è vero? Sì. No, ma voglio dire, siamo tutti quanti campioni, no? Anche quello credo sia un aspetto della vostra organizzazione. Ma, sì, stessa cosa, stessa filosofia. Chi sono i runner che vanno più di più adesso? Beh, noi avevamo quest'anno la fortuna di avere la campionessa del mondo, grazie a Marco Famengo, e Simone Vegar, che praticamente è quello che ha vinto, è stato convocato in nazionale. Cioè, top player, voglio dire, no? Anche aveva... là, gli appassionati, chiaramente... La formula è uguale, cioè, si parte insieme, quindi la formula è uguale. Allora, Veneto Cup e V-Cup, sì. Devo sempre, guarda, sarò anche ridondante a fare i complimenti a Bigliani e tutto il gruppo di lavoro che segue anche il trofeo Triveneto, perché sono di una puntualità. Guarda, io quando vedo, sera, ma a parte quelle classiche, sì, io devo dire, quando fate una gara, insomma, sono il primo non so, a sponsorizzare questa causa, perché sono dei grandi professionisti. Assolutamente, vero? Sì. V-Cup e Veneto Cup. Bravo anche a Mosè Savegnago, e poi sentiremo anche le interviste con Igino Micheletto
anche con il vice sindaco Gianluca Periponi. Con le immagini siamo a Montecchio Maggiore, a Vicenza, patria veramente dei Montecchi e dei Capuleti, dove William Shakespeare ha veramente scritto un romanzo che è diventato veramente narrativo. Un certo Enrico Franzoi oggi è presente, grazie a Bigliani con le sue fotografie e con la sua puntualità, e puntualmente partono le gare importanti di giornata. Poi andremo a dare anche nell'ordine alcune le classifiche del settore giovanile. Sono partiti gli Elite, gli Under 23, tra poco e in questo momento partono gli Junior maschile, e poi dopodiché partiranno anche le donne. Sono tantissime le partenze, ecco le donne open, vale a dire sia Elite che Under 23, sono tantissime le partenze, l'abbiamo detto, perché agli albori di questa gara, 5 anni fa, pensate, gli iscritti erano circa un centinaio, pensate che lo scorso anno già inneggiavamo al miracolo delle iscrizioni con 340 unità partenti, oggi 2018 annoveriamo la bellezza di 508 corridori iscritti a questa che è diventata ormai nel CX, tra il V-Cup e il Veneto Cup, una tappa fondamentale e imprescindibile dal panorama delle ruote grasse. Sugli scudi di partenza, che sono presi veramente con il vento in poppa, abbiamo Medved e chiaramente Eddie Zordan. Tutti e due sono della stessa identica società, Metallurgica Veneta, GT Trevisan. Tutti e due fanno parte della squadra di Mosè Savegnago, che oggi si scolla tra presidente della società organizzativa e presidente della società atletica, ed è un piccolo, diciamo, miracolo quello che sta compiendo quest'anno, perché orfano di Casagrande, orfano della Calvetti, sta mietendo tanti successi nelle gare fin qui da noi commentate e anche altri CX già andati in onda. Quindi Medved chiaramente è un fenomeno. Un Enrico Franzoi, lo vediamo leggermente in difficoltà col mezzo, ha dovuto cambiarlo un paio di volte. Poi dopo questa curva purtroppo si dovrà ritirare, perché il mezzo di appartenenza, insomma, non andava tanto bene e quindi ha avuto le difficoltà e ha dovuto ritirarsi. Ma bene nel giro, diciamo così, nel primo giro sono i due ragazzi della Metallurgica Veneta, ma seguiti da vicinissimo da Adaos Alvarez e Franco Nicolas del team Torre Bike. Ricordiamo però che nelle categorie giovanili si sono date veramente tanta battaglia fin dalle prime ore. Andiamo con i Master 1, dove Valente Daniele si è imposto nella sua categoria, così su Master 2 Gianni Senter. Poi a Master 3 abbiamo Ivan Pintarelli, Master 4 vince Bellato Francesco, Master 5 e Nereo Canale. Per quanto riguarda i Master 6, Moreno Bianco, Master 7, Fabrizio Stefani. Abbiamo detto tantissime erano le gare e quindi noi ci
rivolgiamo di più agli elite, chiaramente anche perché è un discorso di importanza gerarchica, questi sono professionisti, ma giustamente diamo anche i nomi a coloro che hanno vinto. Esordienti maschili, vince Tommaso Cauferi dell'Acido Lattico Team. Per quanto riguarda invece le parietà, le donne esordienti, è Sophie Auer del Lorenzen Rad. Ricordiamo che era anche campionato provinciale con la presenza di Igino Micheletto. Allievi al primo anno abbiamo come vincitore Nils Lanner, per quanto riguarda al secondo anno Jean Lanner e per quanto riguarda le donne allieve Plankensteiner Noemi della Lorenzen Rad. Queste sono le categorie giovanili che si sono dati battaglia già subito dopo questa gara, ma ne vedremo nel dettaglio dopo tra le interviste con Igino Micheletto. Tanto la gara degli elite, degli under 23, junior donne e woman donne, vanno alla stragrande e sono lì, oramai le cose parrebbero fatte. Davanti, per quanto riguarda gli elite maschili, abbiamo Medved, abbiamo chiaramente Ados Alvarez, Franco Nicolas e Zordan Eddy, su Dal Piva Lorenzo Tauceri, Federico per quanto riguarda gli under 23. Per quanto riguarda le donne, abbiamo lì davanti, che se la stanno giocando, la Marica Tovo, la Calcinella, poi abbiamo anche, non soltanto la Marica Tovo, abbiamo anche la Medveva Vera, moglie del Medvev Dimitri, anche lei della Metallurgica Veneta, ebbene anche lei si sta comportando nelle prime uscite del mountain bike. Ancora copia e incolla lì davanti, vediamo i due battistrada, a questo punto si sono dati il cambio e quindi abbiamo Zordan Eddy davanti, Medvev subito incollato a pochi metri e a circa 10 metri di distanza troviamo il ragazzo del team KTM Torre Bike, Ados Alvarez, Franco Nicolas. Eccoli qua i due ragazzi della Metallurgica Veneta GT Trevisan che stanno andando di conserva, di coppia, di molto d'accordo. D'altronde un po' di esperienza la fa Zordan e chiaramente la mamma chioccia Medvev bene si sta comportando e forse sta anche accompagnando il compagno di squadra a vittoria certa nella categoria degli under 23. Ricordiamo under 23 Zordan, elite maschile quindi è Medvev. Bellissime queste immagini dove ci sono i due castelli, Montecchi e Capuleti, abbiamo già raccontato il balcone di Giulietta, è una curiosità, mi pare che proprio la balconata, pensate, sia un sarcofago, quindi un sarcofago è diventata la balconata più importante dove milioni e milioni di turisti vanno così quasi in pellegrinaggio a giurare amore eterno ai propri innamorati. E oggi noi innamorati siamo di questa gara, di questa bella gara che ricordiamo sempre, approfittiamo noi con queste immagini di ciclismo per poter a pioggia favorire non soltanto lo sport, ma già da domenica prossima dire alla gente normale che ci ascoltate comodamente dai vostri salotti di abbandonare i centri commerciali e venire a passeggiare in questi posti che veramente riequilibrano non soltanto il fisico ma anche lo spirito per affrontare una settimana di lavoro nella maniera giusta. Approfittate di questi percorsi e insomma questa parte del Vicentina ne è ricchissima e quindi non è immergersi soltanto nella natura ma anche fare un passo indietro nel tempo con questi casolari che ben vi abbiamo fatto vedere in questa cronaca. Ancora momenti di grande tecnicità da parte dei corridori, ricordiamo che abbiamo visto anche Palaoro, Lunardi, Filippozzi, Ticco De Toys per quanto riguarda gli elite maschile che sono tutti là. Per quanto riguarda gli under 23, già citato Eddy Zordan, ma non soltanto, Dal Piva, Tauceri, da Canal, dalla Pria, Lievore, Bressan, Molinari. Per quanto riguarda invece gli junior maschili, che vedremo adesso qualche immagine, abbiamo bene Pederiva Simone, vantaggiato Ramon, Maddinelli, poi abbiamo Rojas, Pleichner, Faoro, Lorenzo, Mazzucco. Per quanto riguarda le donne junior, già da Spezia si sta veramente comportando alla stragrande, abbiamo visto anche nel ciclocross, ma non soltanto, Graf Giulia e Critelli e Patrizia. Per quanto riguarda questa ragazza con il dorsale, abbiamo visto proprio la Pilat Noemi e questa con il 293 è proprio Vera Medveva, moglie di Medvev Dimitri, che se tutto andrà bene le vedremo anche, li vedremo sul podio con la loro piccola bambina.
una storia particolarmente che a me commuove e piace raccontare. Due atleti con una bambina di pochi mesi che la portano nelle gare e comincia ad assistere e a vivere una pratica sportiva. Così si cresce e così si cresce bene. Complimenti. Brava Giada Specia, la vediamo impegnata in questo Rock Garden, quindi molto, molto concentrata, una bella pedalata la sua, molto, diciamo così, fruttuosa, che sta per andare verso la parte bassa del percorso e quindi vale a dire proprio nel centro città di Montecchio, di Montecchio Maggiore. Perdonatemi, intanto qua vediamo Chiara Burato, seguita da Noemi Pilat, ma lì davanti c'è Marika Tovo che sta andando con un passo esagerato, quindi la ragazza Elite sta veramente bruciando i centimetri e metri di erba e terra e pietre di questo percorso. Ancora una bella immagine delle ragazze Open, vediamo questa con la Noemi Pilat, l'abbiamo vista anche prima, e per quanto è sempre Noemi Pilat che non è tanto lontana dalla Burato, lì insomma sono a circa un minuto e 30 secondi. Tutto può ancora accadere nelle fasi conclusive, intanto vediamo la natura, i corvi, vediamo i cagnolini a passeggio con le persone che amano. Intanto dedichiamo questa bella immagine a Miriam Agosti, che la vedremo sicuramente più in forma avanti, adesso sono intorno alla quarta posizione per quanto riguarda le donne master, e tutto è pronto per accogliere i campioni di giornata. E in pratica andiamo a vedere un altro passaggio, ma siamo lì per raccogliere oramai i ragazzi delle Elite. Intanto abbiamo visto proprio Dal Piva Lorenzo partire e passare in questo momento. Questa è una, come dicevo prima, dei momenti che si possono gustare attraverso le passeggiate di questi posti. Insomma, abbiamo detto, non è soltanto natura, ma è anche un immergersi un po' nell'architettura contadina del 1700, del 1500, del 1800. Insomma, il Veneto è veramente ricca di storia, dal Medioevo e poi nel Rinascimento, quindi tutte queste zone sono state contaminate chiaramente da questi principi fondanti che ci hanno portato ad essere quello che siamo oggi. Bellissima questa immagine, abbiamo visto come andava via questa ragazza proprio nell'orizzonte, bellissime immagini, veramente Gianni Dal Santo sa regalarci non soltanto sport, da lui hanno imparato tutti, bisogna pur dire la verità, è 20-30 anni che facciamo questo mestiere, però le cose vanno raccontate anche con l'occhio sensibile che va veramente a scrutare. All'arrivo Alessandra Gazzola mi accoglie il primo degli uomini junior ed è proprio Simone Pederiva che va a concludere, ricordiamo, loro due giri su Ramon Vattaggiato del team Velociraptors, terza posizione, ecco questo è Vattaggiato, in terza posizione Aaron Rojas che va a conquistare il podio, diciamo così, più basso, ma la medaglia di bronzo per lui è aggiudicato. Un momento questo dei Castelli, ecco la prima delle donne Open, e Marika Tovo che vince senza nessun problema, l'ha sempre lei dominata questa gara, e va a vincere sulla Vera Medveva, che dovremmo vederla adesso, eccola qua, e a 6:42 pensate arriva Chiara Burato. Insomma, una gara che se la sono giocata a queste due, la Medveva e la Marika Tovo, chiaramente la Burato era molto molto più distante, ma bellissima gara anche per lei. Per quanto riguarda invece le donne junior, Giada Specia va a vincere, ragazza del team Velociraptor, su Graf Giulia Maria della Cardano, eccola qua con il dorsale 304, e sono contento per Patrizia Critelli, che la vediamo in questo momento, che si posiziona al terzo gradino del podio, ma sono contento perché ha lavorato molto nel ciclocross, però si sa che il suo ambiente naturale è proprio il mountain bike, e bene sta facendo. Queste sono le campagne di Montecchio Maggiore. Intanto un saluto anche a Sandri, ricordiamo, ottimo organizzatore nell'inverno col Trofeo Triveneto a Schio. E qua sono i primi due, Medvev Dimitri e Zordan Eddy, secondo assoluto ma primo nella categoria degli Under 23, e qua in seconda posizione Adaos Alvarez Franco Nicolas degli Elite, poi seguono Pallaoro Cristian, Lunardi Pietro, Filippozzi Kevin per quanto concerne
gli elite maschile. Per gli under 23 abbiamo già visto Eddie Zordan, poi dal Piva Lorenzo del Team Rudy Project, poi Tauceri Federico, Salese Factory Team, da Canal Alex Team Rudy Project e dalla Pria Andrea, sempre del Team Rudy Project. Questa è la classifica degli under 23. Tanto un saluto a Gianluca Peripoli, vice sindaco di questa splendida città, il Duomo immenso, bellissimo, e adesso un po' di interviste per voi. Eddie, intanto hai fatto esperienza e sei arrivato prima nella tua categoria, insomma non poco. Sì, è stata una bella gara, ho corso tutto il tempo con Dimitri, ci davamo il cambio e è andata bene. Meglio il mountain bike o la strada? Tu non ne fai proprio. Ho fatto strada da piccolo, adesso basta, meglio mountain bike, più divertente. Medved, sei arrivato da poco in questa società e hai già fatto parecchi successi, già tante vittorie. Buongiorno a tutti, oggi è bella giornata, anche bel percorso, fare gara insieme con Eddie, cambiato, e anche lui vincere Under 23, io vincere con Elite, buono per squadra. Grazie Mazè, anche grazie squadra per tutto, anche molto buono percorso, difficile anche, 360 metri di dislivello in giro. Complimenti, alla faccia, tu parli bene l'italiano. No, io non parlo bene, volevo parlare bene, difficile per me, perché io russo. Gianluca Peripoli, insomma, vice sindaco, ma assessore allo sport, visto anche la tenuta. Partiamo dallo scorso anno, 340 iscritti, partenti. Oggi insomma 508 con il suo numero. Allora, se si investe sullo sport, e Montecchio Maggiore in questo ci ha creduto fin dai primi momenti, vuol dire che il risultato oggi non possa essere altro che di grande soddisfazione. Sì, partiamo da 5 anni fa con 100 e qualcosa iscritti e dopo 5 anni 500 e passa. Vabbè, veramente un bel risultato, chiaramente un risultato grazie al grande lavoro di Mosè Savegnago e di tutti i ragazzi, perché poi il merito è solo loro. Del mio ufficio sport, devo dire, al dottor Filippo Ghiotto, che veramente anche lui ha dato una mano. Però sai, quando si lavora in sinergia, amministrazioni, enti locali, associazioni e tutto quello che c'è di buono nel territorio, poi i risultati sono questi. Noi facciamo vedere, oltre alla gara, chiaramente siamo in un posto, che l'ho sempre detto, meraviglioso, ci arrivano addirittura delle richieste per sapere che strada fare per andare a vedere questo castello piuttosto che quell'altro, ma vi rendete conto di cosa avete in mano? Sì, io fortunatamente me ne sono reso conto fin da subito, da quando sono stato eletto assessore ancora nel 2009. Proprio qui, siamo nella piazzetta di fronte al municipio, se guardiamo, zoomiamo un po' dietro, città di Montecchio Maggiore, vediamo che lì è stato inaugurato proprio a febbraio il nuovo Nordic Walking Park. È il Nordic Walking Park più grande di tutta Italia, con 110 km di sentieri. Quindi fate conto voi, quei sentieri poi si può fare in Nordic, si può farli a piedi, si può farli in trail, si può farli di corsa e si può farli anche in mountain bike. E anche a cavallo, quindi pensate voi che meraviglia abbiamo. E tutti si snodano lungo i nostri castelli, i nostri colli di Sant'Urbano, Santissima Trinità. Meraviglioso. Iginio Micheletto, presidente del Comitato Regionale Veneto. Oggi una gara di mountain bike, sono oramai le uscite importanti. Qua lo scorso anno erano 343, oggi 508. Fuori strada veramente sta facendo numeri impressionanti, la strada sta pagando un po' il gap. No, non è che la strada stia pagando, è il ciclismo che cresce, per cui il fuoristrada rappresenta una delle qualità migliori che oggi ha il ciclismo e anche delle possibilità di sviluppo, perché i bambini, i ragazzi oggi iniziano con la mountain bike, per cui bisogna assolutamente convertirsi a questa specialità, almeno per le categorie giovanili, poi si sceglieranno più avanti, ma dobbiamo avere un cambio di mentalità, perché i nostri dirigenti non sempre hanno concordi su questo, ma la strada è questa assolutamente. C'è qualche frizione tra i vari comparti, ma non soltanto del Veneto, un po' di tutta Italia, il fatto di poter credere di più in una disciplina piuttosto che in un'altra, insomma la governance ha già parlato chiaro 20 anni fa, la multidisciplina, io credo che sia la strada giusta, però dovete dirlo anche voi. Il ciclismo è unico, no? Si divide in varie specialità, in varie modalità, cioè, ma il ciclismo è unico, per cui va visto la specialità del ciclismo come sport assolutamente di popolo e che i ragazzi possono concorrere, e dopo ognuno si orienta nelle varie possibilità, ma comunque un ragazzino oggi può cominciare a correre con il mountain bike, perché tutti i ragazzini hanno un mountain bike a casa, tutti i ragazzini, poi cominciamo con questa. Cioè, insomma. Sì,
Partiamo dalle prime avventure. 508 iscritti, sì, sono esattamente qualcosa di incredibile. Sì, decisamente è un record per noi. Questa è la quarta edizione e quindi siamo più che soddisfatti. Poi per fortuna quest'anno, dopo 4 settimane le passate di pioggia, abbiamo un sole splendido, una giornata fantastica, quindi cosa dire, non ci sono stati incidenti, la gente è bella, la gara è stata divertente, quindi siamo più che soddisfatti. Ben entrati in studio, amici di Scratch. Insomma, diciamo che cose molto importanti quando ci sono i microfoni spenti in questa trasmissione. Una delle cose importanti che abbiamo appena detto è proprio il percorso che andremo a vedere a Spilimbergo. Ricordo Spilimbergo, vicino, diciamo, a parte Friuli, che è una terra che io amo tantissimo, ma lì a Sequals, patria di un certo Primo Carnera, che lo ricordo perché mi evoca tempi antichi, da poco scomparsa la figlia, mi evoca una certa nostalgia dell'Italia che non c'è più, quell'Italia dove il sacrificio era, insomma, o la boxe o il ciclismo era il riscatto di tante miserie, e quindi quella è un'Italia che io ancora oggi, mi affianca un po' la Lituania, no? Che voi dite che siete indietro, io dico invece ci tornerei a quei tempi e verrei volentieri abitare là. Ma detto questo, apriamo il discorso sul percorso che ha disegnato Giuseppe Rossi e tutto il suo gruppo. Sì, quest'anno il percorso, poi Catazzina andrà a spiegarlo un po' meglio, ha delle novità. La novità principale è sicuramente la partenza e l'arrivo, che sono stati spostati. Spilimbergo, città del mosaico. E l'arrivo è stato spostato vicino alla zona del Duomo, quindi con un arrivo che sarà ancora più bello, appunto perché è campionato europeo, appunto perché ad oggi, che mancano 2 settimane, ci sono veramente tantissimi iscritti, tutti i migliori campioni del mondo e campione europeo in carica, c'è anche Gunnar Ritadale. Io da detta stampa faccio così perché mi piacerebbe tanto vedere Matteo Van Der Poel. Sappiamo che Matteo Van Der Poel sta preparando non solo la stagione di cross country, ma ha detto che vuole provare anche con il marathon, quindi magari, visto che è presente la settimana prossima a Nalles, sì, e faremo vedere a Scratch anche la prima prova dell'Internazionale d'Italia, io ho questa speranza che magari resti... Paez ci sarà? Ci sarà anche Paez, tutti quanti, ci sono tantissimi atleti iscritti, e appunto negli ultime settimane i top rider, tra cui anche Catazzina, hanno provato il percorso. Ah, però, perché tanto a Parigi Roubaix abbiamo sentito qualche nome, Stibar, Van Aert, sì, quelli ciclo... che venivano dal ciclocross. Esatto. Che percorso ha disegnato? Credo un percorso veramente alla friulana, di quelli tosti. È bello tosto, percorso sì, abbiamo provato domenica con la mia i miei compagni di squadra, c'era uno perché gli altri, Riccardo e Peter, erano impegnati in Francia, a Roquelaizac. Sì, praticamente noi partenza abbiamo fatto, l'arrivo purtroppo era a Castello ancora chiuso, allora lo vediamo giorno prima anche della gara, non cambia chi tanto. Chi sarà il favorito? Chi favorirà questo percorso? È un percorso molto difficile da interpretare perché comunque all'inizio c'è tanta pianura, c'è nel mezzo questa salita bella tosta e poi anche prima di salita ci sono varie salite che secondo me faranno differenza, però non bisogna anche lasciare stare la pianura alla fine perché lì sì, se arrivi e non hai le gambe rischi anche di perderlo. E poi hanno detto anche organizzatore Giuseppe Rossi che anche l'arrivo non è facile, perché già non era facile anni prima, però hanno cambiato un po' per anche vedere la città dentro, sì, che si entra nella propria città. Beh, vale anche là il tempo, insomma, potrà giocare un ruolo determinante. Importantissimo, sì, se piove sono drammi. Sono guai. Beh, ma comunque dico, Giuseppe Rossi, portare nel centro una situazione, un evento del genere, credo che per gli sponsor sia qualcosa di magico, insomma, il centro di Spilimbergo. Andiamo con questa cosa qua.
ti ho accompagnata a Verona, ti ho fatto da chauffeur, da autista, mi sono seduto comodamente in poltrona, ti faccio i complimenti Ilenia, perché noi tante volte ci pigliamo anche in giro, però tu sei arrogante, no? Però l'arroganza bisogna sapersela pure permettere, perché se uno fa l'arrogante e non sa, fa la figura del pollo. Se invece uno si arroga il diritto di sapere, e credo che sia una virtù, e tu oltre ad avere questa virtù hai anche grande sensibilità, con la IOV l'abbiamo visto 2 o 3 settimane fa, e anche qua una scommessa che si rinnova. Queste ragazze con problemi, questi ragazzi con problemi che forse siamo noi quelli che abbiamo problemi. Siamo noi che rivediamo i problemi. Dove il problema per loro è diventata una opportunità. E tu hai seguito questo briefing, chiamiamola questa riunione. È stata una conferenza, ecco. Indetta dalla Federazione Italiana di Triathlon, e io sono stata molto contenta che mi abbiano chiamato a moderare, perché non me l'aspettavo, perché comunque è una federazione, cioè non mi chiamano per moderare le conferenze del ciclismo, lo vedo perché mi devono chiamare quelli del triathlon, invece mi hanno chiamato. È perché sei arrogante. Ma non so, però io ho avuto, ho imparato tanto da una sera, da questa serata, certo. Assolutamente, da questa serata poi con 12 interventi di atlete e non solo, anche persone normali che hanno cambiato la loro vita facendo sport. Certo. Alcune sono diventate atlete olimpiche, paralimpiche, sì. Altre invece hanno migliorato la loro vita, altre sono ritornate a vivere, quindi è stata veramente una grandissima esperienza. Abbiamo raccolto 2 interviste, perdonami se voglio fare un cappello perché io ero là, ero presente, quindi ero un fruitore di questa bella conferenza stampa. Quello che ho capito io, quella che mi ha commosso tutte, mi hanno fatto ricordare che ogni tanto dobbiamo anche commuoverci, ma non perché li troviamo sfigati, mi commuovo perché non arriviamo. Non so se passa il discorso, sì. Non ci arriviamo, noi siamo un po' handicappati, stiamo bene e quindi chi se ne impippa. Ma proprio su questa linea di principio, la storia della Schillaci, questa ragazza qua, mi ha fatto riflettere tantissimo per dare la somma del contenuto di questa conferenza stampa. Lei non è handicappata, non ha nessun tipo di handicap. Suo marito in una giornata bellissima in barca con degli amici ha detto una frase meravigliosa: oggi sto bene, non mi manca nulla, abbiamo un buon lavoro che ci dà da vivere bene, non ci manca, amo una donna, la mia vita è perfetta. Fa un tuffo, ahimè, rimane paralizzato. La vita di questa donna cambia completamente. Lei, come normodotata, capisce che può far qualcosa. Può far risvegliare dall'intorpimento suo marito e renderlo partecipe di un miracolo. Ed è il miracolo che hanno raccontato le tue 2 intervistate. Sbaglio? Assolutamente sì. Lo sport come terapia. Mandiamo l'intervista. Tante storie diverse tra loro, che accumulano non solo il triathlon, ma abbiamo visto un po' tutto lo sport in generale, con anche degli interventi molto titolati di alcune dottoresse molto titolate, insomma, psicologhe e non solo. Sì, il bello che di Woman Triathlon Italia che oltre al triathlon guardiamo veramente tutto il mondo dello sport legato alla donna. Per cui serate come queste per noi è importante che ci sia un'interazione con tanti tipologie di sport. Martina Dogana, consigliere federale Federazione Italiana di Triathlon, nonché anche membro della Commissione Donna, lo dicevamo già in presentazione proprio qui in conferenza stampa, il triathlon è stata una delle prime federazioni a credere in questo settore donna che si sta allargando veramente sempre di più. Sì, esatto, io devo ringraziare il Consiglio federale, soprattutto il Presidente Luigi Bianchi, perché fin da subito mi ha dato la possibilità di creare questa commissione, appunto la Commissione Donna. Accanto a me ha voluto 3 ragazze formidabili, una è Antonella Salemi che è qui con noi, e poi Federica Zanda e Veronica Signorini. Ognuna di noi apporta qualcosa a questa commissione. Il triathlon è uno dei pochi sport in cui non c'è differenza di genere, non c'è differenza di sesso, le gare sono le stesse per gli uomini e per le donne, stessi percorsi, stessa distanza e addirittura tante volte la stessa gara. Quindi in questo siamo più avanti rispetto ad altre federazioni.
Ben rientrati amici di Scratch, siamo proprio in chiusura. Il fascino del conduttore o del cronista è quello che può dire quello che vuole, come nei social. Abbiamo iniziato questa puntata proprio in questa maniera. I social hanno detto tante stupidaggini e oggi ho dimostrato che le posso dire anch'io. E per buona educazione tante volte, ma in maniera errata, bisogna anche saper correggere, ho detto Paez. Insomma, io mi sono divertito tanto, ma anche voi non avete neanche detto che Paez è un colombiano. Infatti. Lo fate per leccarmi il culo, ditelo. No, Catazzina, tu sei lituana, non devi essere borghese piccola piccola Catazzina come noi. Catazzina farà due domande. Catazzina dice, arrivo, hai detto la stronzata. È vero o non è vero? Paez è colombiano, non può partecipare. Ma sono gli europei. Ecco, sono europei e tu mica l'hai messo sulla... Vabbè, comunque vi ringrazio per questa cosa che avete fatto esattamente la figura di tutti quelli che leggono sui social, no? E che bevono... Ma chi avete detto sì, c'è? Eh beh, c'era cioè, al massimo, vabbè. Detto fatto e detto anche che Andrea Munaretto poi ha detto ma noi facciamo un trail, è vero, cioè facciamo un tu, è vero, ma l'abbiamo contestualizzata sì. Adesso perché è una cosa di 3 settimane fa, la prossima volta vi dovete svegliare, dovete portarci quali immagini, subito fare, facciamo una bella cosa. Intanto ti ringrazio Andrea per essere stato con noi. Grazie a voi. Torna a casa, tu so che c'è una bella famiglia, però stasera mangiamo assieme. Grazie anche a te Sandro per essere stato qua, insomma, io ti auguro tanto lavoro perché vuol dire che tante sponsorizzazioni puoi elargire a chi fa delle grandi, dei grandi eventi come l'Europeo, dove tu, Catazzina, sarai protagonista. Io te lo auguro e spero anche nel bel tempo, come lo speri tu. Perché voi avete l'animo nobile, vi piace andare a vedere, emozionarvi dei paesaggi, no? Anche dei boschi, sottobosco. Infatti ieri mentre provavo il percorso l'ho guardato i paesaggi, perché in gara mica tanto le vedi. Lo so, però voi portate un discorso di grande pacificazione con lo spirito umano, no? Sì, quello e è vero. Quindi io credo che la gente prima di dire tante stronzate come io lo stesso, però insomma ci pensi due volte, cara Elenia, è vero o non è vero? Assolutamente. Condurre è difficile. Non è facile condurre, no. A settimana prossima. A settimana prossima con tante gare, tante. Oh, grazie per il lavoro che mi hai portato. Cosa pazzi, ve lo dirò.